Buongiorno a tutti. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla Web TV Camera Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143,2 del regolamento, di rappresentanti dell'autorità di regolazione dei trasporti ART sul settore aeroportuale. Ringrazio dunque il Presidente Andrea Camanzi per aver risposto al nostro invito e gli cedo la parola per lo svolgimento della propria relazione. Prego. Grazie Presidente, assieme ai colleghi Barbara Marinali e Mario Valducci siamo lieti di aver accolto questo vostro invito. Evidentemente l'audizione che facciamo oggi si inserisce nel quadro dei lavori parlamentari che hanno da ultimo impegnato la Commissione nella conversione, del decreto-legge 337 del 2019, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto dalla compagnia Alitalia. Come noto, il Parlamento è tuttora impegnato nell'esame del disegno di legge Atto Senato 727, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo. Su questo farò un commento più avanti. Mentre nel primo provvedimento, quello su Alitalia, ha ad oggetto temi che non rientrano direttamente nelle nostre competenze, come dicevo poc'anzi, sul secondo invece ci sono degli elementi di rilevanti per le nostre competenze e quindi toccano anche le misure che abbiamo adottato e il loro impatto. Io passerò in rassegna innanzitutto le principali competenze che noi abbiamo e poi entrerò nel merito dell'atto di regolazione che stiamo per approvare, quello che riguarda i modelli dei diritti aeroportuali. Nell'ambito dei trasporti, l'autorità è chiamata dei trasporti via aereo, quindi degli aeroporti, del sistema del trasporto aereo, l'autorità è chiamata a garantire che i gestori aeroportuali assicurino condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture aeroportuali da parte dei vettori aerei. A questi fini, la regolazione economica ex ante dell'autorità deve essere elaborata secondo metodologie, come d'altra parte è avvenuto anche in altre modalità di trasporto, ricordo fra tutte le autostrade e il trasporto ferroviario, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori. In particolare, l'autorità è chiamata a svolgere le funzioni, in particolare nel settore aereo, nel trasporto aereo e sistema aeroportuale, l'autorità è chiamata a svolgere le funzioni di autorità di vigilanza di cui agli articoli da 71 a 82 del decreto legge 1/2012, in attuazione della direttiva europea 2009/12 concernenti i diritti aeroportuali. In tale contesto, l'autorità garantisce che nella determinazione dei diritti siano rispettati i principi di correlazione ai costi, di trasparenza, cito quelli che sono gli articoli della direttiva e della legge di recepimento, ovviamente, di trasparenza, di pertinenza e ragionevolezza degli stessi, di non discriminazione tra i vettori e che sia assicurato il rispetto delle norme e procedure che presiedono alla consultazione degli utenti. Questo è l'articolo 80, riassunto della direttiva, della legge 1/2012 di recepimento della direttiva. Da ultimo, per effetto dell'articolo 10 della legge europea 2018, cioè la legge numero 37 del 3 maggio 2019, a voi ben nota, l'autorità svolge funzioni di regolazione e di vigilanza anche con riferimento ai contratti di programma in deroga degli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, degli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Venezia. Anche con riferimento a tali aeroporti, l'ENAC esercita le funzioni attinenti alla regolazione tecnica, alla gestione del demanio aeroportuale e alla programmazione economica degli investimenti. Questo è il contesto di competenza che l'autorità ha in materia di trasporto aereo e sistema aeroportuale.
Per svolgere e determinare il sistema dei diritti aeroportuali, noi nel 2014 abbiamo adottato tre modelli, uno per gli aeroporti che hanno meno di 3 milioni di passeggeri, uno tra 3 e 5 milioni di passeggeri, uno superiore a 5. In quei modelli era previsto che nel 2020 avremmo rivisto completamente quei modelli alla luce dell'esperienza nostra e alla luce anche delle modifiche eventuali intervenute sul mercato di riferimento. Adesso io passo ad illustrarvi la proposta che è stata, lo dirò alla fine, è stata presentata per parere, sottoposta per parere, inoltrata per parere ai ministri MIT e MEF, quindi Ministero dei Trasporti e Ministero delle Finanze, e in esito al parere che riceveremo, speriamo presto, noi adotteremo in via definitiva i nuovi modelli per la determinazione dei diritti aeroportuali che entreranno in vigore il giorno dopo l'applicazione, il giorno dopo della nostra delibera in Consiglio. Allora, cosa prevedono i nuovi modelli che sono stati trasmessi qualche giorno fa per parere alle amministrazioni che ho citato? Allora, in particolare i diritti aeroportuali saranno determinati sulla base di due modelli e non più tre, a seconda del traffico, cioè uno per gli aeroporti che hanno più di 1 milione di passeggeri anno e uno per gli aeroporti che ha meno di 1 milione di passeggeri anno. Per quest'ultimo ovviamente sono previsti oneri a carico dei gestori significativamente più semplici e semplificati rispetto a quelli dei modelli vigenti che saranno sostituiti o rispetto a quelli per gli aeroporti con un traffico superiore a 1 milione di passeggeri. Inoltre, sulla base di specifiche disposizioni transitorie, i modelli troveranno applicazione anche per gli aeroporti in deroga. Si prevede in particolare che la regolazione economica dell'autorità sia suscettibile di applicazione attraverso la sottoscrizione di atti aggiuntivi ai contratti di programma o altro accordo tra le parti. Quanto invece riguarda le funzioni di vigilanza, quindi questo vale per le funzioni di regolazione economica, per le funzioni di vigilanza di cui al citato articolo 80 del decreto legge 1/2012, esse sono esercitate a decorrere dall'entrata in vigore della legge europea 2018 che ho citato prima, quindi da maggio-giugno, se non vado errato, del 2019. E queste funzioni di vigilanza sono in vigore anche con riferimento alle procedure di definizione annuale dei corrispettivi, nonché a quelle per la risoluzione delle controversie ad esse connesse, secondo le modalità e i termini che noi abbiamo previsto nel nostro atto di regolazione. Quali sono le principali componenti, le chiavi? Io le ho chiamate chiavi di lettura per dire, insomma, i passaggi portanti, i pilastri portanti dei modelli che ci apprestiamo ad approvare. Sono quattro. In primo luogo, rileva la maggiore trasparenza e possibilità di controllo sulla realizzazione degli investimenti programmati per il quadriennio del periodo regolatorio. E a tal proposito vorrei fare una digressione, se me lo consentite. I modelli aeroportuali durano 4 anni, ma negli altri modalità di trasporto, ferroviario, stradale, eccetera, i modelli durano 5 anni, e inoltre i piani degli investimenti ai fini delle autorizzazioni CIPE hanno un periodo di 5 anni. Quindi noi ci rivolgiamo a voi per segnalarvi l'opportunità che il Parlamento intervenga per uniformare la durata allo standard quinquennale del periodo regolatorio. Tornando al controllo degli investimenti, che era il punto centrale, la trasparenza è conseguita nei nuovi modelli attraverso la previsione di appositi criteri di contabilità regolatoria, la cui applicazione consente di accertare che solo gli investimenti già realizzati, cioè fra quelli programmati, solo quelli già realizzati o in corso di realizzazione concorrono a determinare il valore annuale dei diritti. Questo è quello che noi chiamiamo sistema incentivante, cioè rispetto a quello che hai programmato, sei incentivato a rispettare il programma
perché diversamente il diritto, là dove l'investimento non venga realizzato nei termini previsti, il diritto non copre gli investimenti non fatti. È un tema questo che è di grande attualità nel mondo autostradale, abbiamo applicato lo stesso principio qua e su questo vi è una misura specifica dedicata a questo tema. Il secondo pilastro che sorregge tutto il nostro impianto è la previsione della possibilità che su richiesta motivata del gestore l'autorità riconosca la conformità ai modelli di un rendimento maggiorato, quello che si chiama in gergo WACC incrementale, cioè se il tasso di rendimento è il 7%, in determinati casi, per un periodo temporaneo circoscritto e sottoposto a condizioni e solo per, adesso lo dico, rispetto solo per investimenti correlati all'innovazione tecnologica, alla sicurezza degli scali, alla qualità dei servizi, alla tutela ambientale e alla riduzione delle esternalità, l'autorità può valutare positivamente la richiesta di un WACC addizionale, cioè più alto del 7%. Il terzo pilastro è quello che in coerenza riguarda gli obiettivi di efficienza, vale a dire l'efficientamento dei costi operativi. E qui, in coerenza con le finalità indicate dalla legge che ho richiamato all'inizio, cioè finalità di perseguire una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, questa definizione crescita bilanciata è quella della legge, le misure introducono un benchmark di riferimento dell'efficienza delle gestioni che consiste in nient'altro che un tasso di produttività potenziale che noi indichiamo e rendiamo pubblico, in modo tale che tutti gli intervenienti nel procedimento sappiano che quell'aeroporto potrebbe avere costi operativi rispetto a quelli dell'anno precedente efficientati di X%. Scusate, ma ho la tosse. Si vede e si sente. Che tosse? Resistiamo, grazie per avermi dato respiro. A fronte del tasso di produttività potenziale, all'esito della consultazione degli utenti, vale a dire i gestori aeroportuali e i vettori, definiranno il tasso di efficienza reale. E nel definire il tasso di efficienza reale, che può quindi discostarsi da quello potenziale, devono ovviamente motivare gli scostamenti. Faccio un esempio: se l'aeroporto Camanzi ha un tasso di produttività potenziale del 5%, non è detto che quel tasso di potenzialità di efficienza debba essere raggiunto, può anche essere raggiunto un tasso inferiore al verificarsi determinate spiegazioni che lo legittimino. In quarto luogo, i modelli delineano una base regolatoria per le reti e i sistemi aeroportuali, ispirata a finalità di promozione della coesione territoriale e razionalizzazione del traffico, come previste rispettivamente nei considerando 5-6 della direttiva europea citata varie volte. Nella stesura di queste misure si è avuto riguardo in particolare all'esigenza di contemperare l'efficace utilizzo della capacità aeroportuale con il rischio di possibili effetti anticoncorrenziali dell'applicazione di tali istituti. Questa è una cosa estremamente importante perché mentre le reti aeroportuali, voi sapete, sono definite con un DM, i sistemi aeroportuali non sono mai stati significativamente attivati, strutturalmente attivati in Italia, perché mancava il quadro regolamentare che li gestisse. Ora, i sistemi aeroportuali possono essere uno strumento straordinario per promuovere gli investimenti in aeroporti che non hanno magari capacità di finanziarli, facendo un cross-subsidy con gli aeroporti del sistema che hanno capacità di finanziamento superiore. Quindi sono uno strumento di politica pubblica importante. Noi l'abbiamo attivato, reso attivo in questo modo, l'abbiamo
reso attivabile, non attivo, reso attivabile. Abbiamo inoltre confermato che gli utili da attività commerciale, o più propriamente sarebbero le attività accessorie, possono essere impiegati per finanziare gli investimenti in infrastrutture e incentivare lo sviluppo delle cosiddette delle rotte. Abbiamo riconosciuto il cosiddetto dual till. Non ultimo, con riferimento agli incentivi all'attività volativa, i modelli prevedono obblighi di trasparenza rafforzata per evitare un impiego potenzialmente discriminatorio e distorsivo della concorrenza. Completate le consuete fasi di consultazione agli stakeholders, come dicevo prima, il 30 gennaio l'autorità ha mandato alla MIT e al MEF la proposta in attesa del parere che pensiamo di ricevere entro la data di terminazione del nostro procedimento, che è il 13 marzo 2020. Quindi, se tutto va bene, il 13 marzo 2020 i nuovi modelli dovrebbero essere applicati con le modalità che ho detto e anche con le misure transitorie per quanto riguarda gli aeroporti in deroga. Come accennato, grazie, però faccio fatica. Come accennato nell'elaborare i nostri. No, vado direttamente. L'autorità ha sin qui esaminato le procedure di revisione dei diritti da applicare a circa la metà degli aeroporti aperti al traffico commerciale, verificandone la conformità ai modelli in essere. Su questo vi è la fine della presentazione, c'è una tavola sinottica in cui elenca esattamente quali sono gli aeroporti che sono stati oggetto del nostro intervento. Nel riferire annualmente al Parlamento abbiamo reso conto degli effetti della regolazione economica dell'autorità sulle tariffe, sull'andamento del traffico dei passeggeri e sugli investimenti. Mi rinvio ovviamente ai rapporti annuali, ma vorrei richiamare qui in questa sede che nel periodo 2015-2019 gli aeroporti regolati sulla base dei modelli dell'autorità hanno registrato una crescita del traffico e una diminuzione dei costi a volo unitario medio ad un livello inferiore rispetto a quello degli aeroporti in deroga, consentendo al contempo l'avvio di investimenti approvati in linea tecnica dall'ENAC, ovviamente per importi significativi. Alcune considerazioni finali. Permettetemi di attirare la vostra attenzione sul fatto che sin dalla sua costituzione l'autorità ha partecipato, anche con riferimento al settore aeroportuale, all'esame delle proposte di legge in discussione in Parlamento negli ambiti di sua competenza. Da ultimo, come dicevo all'inizio, abbiamo presentato le nostre osservazioni alla Commissione Ottava del Senato sul richiamato disegno di legge sul riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo, l'Atto Senato 727. In questo contesto si è evidenziata, in questo contesto si è evidenziata fra l'altro la necessità che, a fronte della natura multimediale dell'attuale domanda di mobilità, il riordino contempli il superamento di un sistema di garanzia dei diritti dei passeggeri in forma di fonte eurounitaria che oggi coinvolge diversi soggetti, mediante l'attribuzione all'autorità già responsabile della tutela dei diritti dei passeggeri via ferrovia, autobus, mare, via navigabile interne, anche al trasporto aereo. Voi sapete che oggi un passeggero via mare o via ferrovia, se ha i diritti lesi, si rivolge in seconda istanza all'autorità. Un passeggero via nel settore aereo non può rivolgersi a noi, ma si rivolge ad ENAC, cosa che crea ovviamente un sistema non proprio perfetto, ma possibilmente perfettibile. Premesso tutto quanto, vi ringrazio a nome del collegio e ovviamente io assieme ai colleghi siamo
pronti e lieti di rispondere alle vostre domande o alle vostre osservazioni. Vi chiedo scusa per la tosse non voluta. Grazie. Grazie per la prova che ha tenuto. Dunque, se ci sono colleghi parlamentari che intendono intervenire, apriamo il dibattito, altrimenti riteniamo assolutamente esaustiva la prova tenuta dal Presidente Camanzi. Grazie, grazie mille. Ah no, scusate. Last minute. Per rimanere in tema trasporti, abbiamo un last minute. Ficara, prego. Sì, grazie oggi Presidente. Sto cercando di dare una mano al Presidente. Grazie, cercherò di andare più lento possibile così parte gli scherzi. Grazie al Presidente Camanzi. In riferimento all'ultima cosa su cui si è soffermato, cioè il discorso che in tema di trasporto aereo il passeggero che ritiene di aver avuto lesi i propri diritti deve rivolgersi ad ENAC e non ad ART. Quindi, visto che questa credo che sia anche una richiesta avanzata più volte dall'autorità, immagino che occupandosi dello stesso tema per quanto riguarda il trasporto ferroviario, marittimo, abbia le competenze e i mezzi. E nel caso volevo anche chiedervi se in maniera simile a quanto avviene nel trasporto ferroviario e marittimo, ma l'ART, in questo caso l'ENAC, nel trasporto aereo, interviene solamente post, quindi a tutela magari appunto del passeggero che ha avuto leso un diritto, o è in grado anche di intervenire eventualmente prima, per esempio le faccio un classico esempio di quello che avviene ogni tanto nell'ambito del trasporto aereo, soprattutto per alcune zone periferiche del nostro paese. In determinati periodi dell'anno spesso si assiste ad una variazione dei prezzi, mettiamo così, dei biglietti aerei che non va molto a vantaggio soprattutto di magari quella parte di cittadini italiani che molto spesso hanno come quasi unico mezzo di trasporto il trasporto aereo. Ecco, in questo caso l'autorità nell'ambito del trasporto ferroviario oggi e forse in futuro su quello aeroportuale domani potrebbe intervenire quindi non solo post ma anche ante in questo problema. Grazie. Grazie a lei. Prego Presidente. Posso chiedere ai colleghi certo. di rispondere? Se si presenta. Per solidarietà il collegio soccorre. Allora, in merito al discorso della tutela degli utenti, sono Barbara Marinali, consigliere dell'autorità. In merito alla tutela dei diritti degli utenti del trasporto aereo è l'unica modalità, perché anche gli utenti del bus media lunga percorrenza si rivolgono a noi, quelli ovviamente che percorrono tratte superiori ai 250 chilometri, quindi ad oggi per esempio abbiamo molte segnalazioni anche che riguardano il trasporto via bus, che come sapete è tornato in auge con un sistema concorrenziale che oggi sta prendendo una parte di clientela che sembrava sfuggita, no? Al trasporto via bus. Per quanto riguarda l'aereo, noi l'abbiamo fatto più volte presente proprio perché è l'unica modalità di trasporto che sfugge sostanzialmente ad un'azione dell'autorità che invece c'è in materia di tutela degli utenti in tutte le altre modalità trasportistiche. Per noi non è chiaramente un discorso di rivendicare una competenza così in modo sterile. Stiamo andando verso la multimodalità, quindi verso un'integrazione modale anche della bigliettazione, ed è evidente che un utente che magari è in grado oggi con moderni sistemi di acquistare un biglietto per andare da un punto ad un altro utilizzando per un pezzo un aereo e per l'altra un treno, nel caso in cui ci sia un disservizio che si riverbera da parte del primo servizio sul secondo, avere la stessa autorità come punto di riferimento per capire come le responsabilità possano essere ripartite ci sembra il futuro, e per questo abbiamo anche un dialogo assolutamente aperto con ENAC. Non è certo ENAC a poter decidere, qui è il legislatore che evidentemente, qualora lo riterrà, può prendere in considerazione questa opportunità di rendere omogeneo e unico l'interlocutore in tema di tutela del diritto degli utenti. Per quanto riguarda invece i prezzi,
Lei faceva riferimento all'anomalo rialzo di prezzi in alcuni periodi e in certe destinazioni. Allora, intanto dobbiamo distinguere tra quello che è servizio pubblico e quello che è servizio a mercato. Purtroppo, diciamo, per quanto riguarda il servizio aereo, trasporto aereo, fatta eccezione per quelle tratte dove viene, come dire, individuato un OSP in ragione di una necessità di continuità territoriale, è evidente che ci troviamo nel libero mercato. Noi stessi, diciamo, membri dell'autorità, assistiamo, senza dover parlare di Torino come un luogo lontano o marginale, a prezzi in alcuni momenti veramente significativamente elevati rispetto a quella con una tariffa base usuale di partenza. Cioè il preavviso con il quale uno deve muoversi è notevole. Se deve comprare un biglietto all'ultimo minuto, il meccanismo è lo stesso degli alberghi: chi tardi arriva paga una tariffa sicuramente più alta, ma si tratta non di tariffa, appunto, ci tengo a dirlo, ma di prezzo, di vero e proprio prezzo di mercato, che chiaramente in assenza di una concorrenza significativa, cioè in presenza di un unico vettore su quella tratta, evidentemente è questione che va poi un po' affrontata, ma della quale noi, trattandosi di servizio completamente liberalizzato, non abbiamo una competenza specifica in tema di pricing, perlomeno al momento non ce ne siamo occupati, perché non c'è un, diciamo, specifico intervento dell'autorità per legge su questo. Altre domande? No, quindi grazie mille per la vostra partecipazione. Grazie.